Ciao ragazzi, siamo su Devil May Cry 4 Special Edition. Lo so, non ho mai portato questo gioco, lo sto completando senza registrare. Allora, siamo nella missione 16. In pratica ho in mente di completare questa missione nel minor tempo possibile usando il cronometro. Quindi parto immediatamente. Bene, un gas in uso permea l'area. Vabbè, di fuggire forse. Vabbè, allora. Quindi. Io spero di completare il minor tempo possibile. Perché comunque bene o male le missioni qua, se conosci bene il gioco, sono abbastanza brevi. Quindi partiamo subito. Cronometro avviato. Ovviamente voi non lo vedete. Qui c'è chi mi crede e chi non mi crede. Quindi andiamo e rompiamo i culi. Ok, chi sta ad affrontare? I pesci? Ah, io questi non li so poi. Ah. Ok, aspetta, chiamato. Ok, fuori uno. Cazzo, cazzo. Quell'altro, prendiamo tutti. Aspetta. No, no, mo ti fusti. Ancora? Mi stanno rompendo i coglioni però, Procio. Ok, crepa. Continuiamo, bene. Andiamo avanti. Questo è la Special Edition, quindi con questo gioco posso usare ben 5 personaggi, ovvero Nero, Dante, Virgil, Lady e Trish. Ovviamente però ripetendo le stesse missioni. Ok, bene. Oh. Vabbè, non mi hai fottuto, mi hanno colpito, non mi hanno fatto niente. No. Se va male. Io questo gioco ci gioco quando avevo 8 anni, mi ricordo ancora, mamma mia, proprio i bei tempi. Ok, acchiappa demoni. No, meglio con Yamato. Non fa niente. Ok. Caso ne farò una live su questo gioco, lo completiamo insieme. Ok. A posto. Andiamo avanti. Ancora qua. Bene, chi sta ad affrontare? Ancora voi, pure le armature bianche, ma porca di una troia. Le armature bianche le sopporto perché è il nostro scudo. Andiamo. Ah, poi se mi riuscite a seguirmi con. Se non riuscite a seguirmi con gli occhi, perché ormai io ci so giocare bene, diciamo. In pratica sono abituato a giocarci. Guardate che la mano è in modalità normale. Quindi bene o male. Per me è facile. In modalità normale i danni dovrebbero essere. Aspetta un. Ok. Ancora chi è? A posto, vai, bravo Virgil. Ok, procediamo.
Ok. Vado ad affrontare chi, eh? Ancora di stronzo. Io sto capitano, lo sopporto, questo è come se fosse tipo il capitano per una prima a lui. A posto. Oh, pure style. Va bene, mi hai preso una ricompensa, non mi hai fatto un cazzo. Ok. Procediamo. Yamato a vita perché è la katana fedele di Virgil. Ok. A posto. Saliamo. Non mi sbaglio, il motore nella città di Fortuna, sono pure caduto, vaffanculo. E tubo, due tubi davanti alle palle. No, uno, due. Ok. Va bene, procediamo. Ce la faccio? Ok. Dai Vigil, forza. Che tu voli conquistare il mondo umano, voli governare. Sì, va bene, bla 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 bla. È inutile che spacchiamo tutto, ormai il personaggio ce l'ho potenziato, quindi non mi metto a sfondare sedie, eccetera, eccetera. Quindi continuiamo ad andare avanti. Bene. Dai, Virgil, forza. Concentrato. Ah, i cani infernali. Va bene. A posto. A posto. Vaffanculo, cani infernali di merda. A posto, siete crepati tutti, ci godo. Saliamo qua. A posto. Ce la faccio? Tu. Mamma mia, non li sopporto se spawnano queste cose alla testa. Ok. Vai, vai. Sembra i paritani alle palle. Ok. Vai, 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 vai. Forza Virgil. Questo bel culetto che abbiamo una missione da compiere. Speriamo metterci più di 10 minuti. Per esagerare un quarto d'ora. Comunque è un buon tempo, se conoscendo bene il gioco è un buon tempo. Un quarto d'ora. Vabbè, qua non c'è bisogno, faccio il coso. Sì, vabbè, andiamo dai. Allora, questa devo prendere per forza. Allora, no, facciamo così. Continuiamo. A proposito, questo non è l'abito originale, questo è perché la special edition, allora ha due abiti, Virgil. Burial. Va bene, Burial. Ah. E mi aspetto che affronta un boss, sinceramente, eh.
A forza. Ah, con questa sì però. Aspetta. Ah, ho fatto. Ha subito subito, è crepato male. Bene, allora. Ok. Andiamo avanti. Da dove? 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 Non mi ricordo. Ah. Mi sa qua, giusto. La galleria. Ma ah, sono fatto subito subito. Bene, missione completata. Ottimo. Vediamo quanto ci ho messo. Sta a voi crederci, eh? Ci ho messo 11 minuti e 12 secondi. Come prova mi metto anche lo screen.